Cari amici di pomeriggio, eccoci al nostro incontro con il direttore. Oggi qui accanto a me ho il piacere di avere di nuovo, perché non è la prima volta che ci viene a trovare, il mio amico direttore artistico Rolando Macrini. Benvenuto. Carissima Barbara, grazie. Bentrovata. Rolando, allora abbiamo un Buongiorno. po' di cose di cui parlare oggi in questa chiacchierata che faremo insieme ai nostri amici di pomeriggio. Io partirei proprio con questo bellissimo spettacolo che hai messo in scena subito dopo Natale. Sì. È stato uno spettacolo proprio del tuo corso di teatro. E cioè ha un nome Una particolare. bischerata in termini francesi, però no, vabbè, ci siamo divertiti perché lo spettacolo si intitolava Hansel Gretel, l'omicidio della strega e Jim Ecco, hai Morrison. messo insieme un po' di Esatto. cose. È stato, tu lo sai che a me piace questo concetto, è termine del teatro sperimentale, termine il quale stiamo continuando a studiare e a ricercare con Derieux, di cui il professor Fabrizio Professor Fabrizio Derieux, di Derieux, che cui salutiamo, è stato parleremo anche dopo, lui certo. nostro ospite nella Grandissimo. scorsa puntata che ti ha Esatto. riguardato, e quindi eravate qui per Esatto, questo qualcosa. sistema di ricerca che continua, però è stata una grandissima bischerata molto interessante perché mi ha chiamato Matteo Pellegrini, che è un bravissimo e noto pianista della Terremanità, e a un certo punto mi dice: Rolando, guarda che abbiamo fatto una, adesso chiamarla così è un po' riduttivo, però nei fatti è quello, una cover band dei Doors. Ma nello stesso periodo io mi ero visto con alcuni dei miei ragazzi con i quali lavoriamo più a stretto contatto nei corsi di teatro da alcuni anni e stavamo ipotizzando quest'idea di mettere in scena la favola di Hansel e Gretel, favola la quale è molto controversa, cioè si parte da un abbandono, dei bambini vengono lasciati nel bosco Più di una cioè, volta è si è parlato prima effettivamente di molto queste inquietante, insomma, una storia. fiabe del Sì, una passato che storia nulla hanno a che vedere con agghiacciante, Peppa no? Pig, Esatto, cioè siamo dico. abituati a cose molto più leggere. E quindi a quel punto dice Doors, cover band dei Doors, Hansel e Gretel, e uniamo questi meccanismi e ci rendiamo conto brevemente che Hansel, Gretel e forse anche Jim Morrison sono stati abbandonati. Ci è venuto in mente questo concetto. L'abbandono arriva perché c'è qualcuno che ci abbandona oppure perché siamo noi che ci vogliamo abbandonare noi stessi. E a quel punto è nata un'altra riflessione dicendo: chi sono Hansel e Gretel? Sono due ragazzi che si sono persi? E facendo questo pensiero, essendo io di una classe un po' più non vecchissima, però Ma no, un certo ecco, spessore, spessore, spesso. abbiamo ricordato i ragazzi abruzzesi che negli anni 90 partivano per Bologna a fare l'università e a volte tornavano completamente cambiati perché avevano visto il mondo da un altro punto di vista e si erano anche un po' persi. Quindi, ecco, questa era stata la riflessione. Questi Hansel e Gretel, forse non sono abbandonati da qualcuno, sono loro stessi che decidono di abbandonarsi avendo a disposizione la libertà. Quando parlo con te, Rolando, attraversiamo sempre dei mondi che sono mondi interiori. Abbiamo più volte, no, Certo, esplorato questi sì. mondi parlando di, ecco, teatro sperimentale o teatro, Certo. rappresentazione in generale. Quindi sempre un occhio, sempre uno sguardo laterale, no? Sì, Vero? perché noi dobbiamo dire qualcosa, se no è meglio tacere, no? Dobbiamo dire Per qualcosa. un regista, Il teatro perché deve servire a qualcosa, altrimenti a che cosa serve? Quindi dobbiamo mettere il nostro punto di vista in una riflessione, come direbbe il professor Pirozzi, in una rilettura, no? Che cosa dobbiamo rileggere oggi in questa società così complessa, controversa, dove neanche il bene sembra sia fatto bene, anzi sembra il contrario, e tutto è il contrario di tutto. E figuriamoci a teatro dove
apparentemente molti bambini, molti ragazzi dicono: ma questa scena la fanno per davvero o la fanno per finta? No, la fanno per finta. E quindi, ecco, diventa un ossimoro dei sentimenti, ma un ossimoro dei sentimenti, io mi sono già perso con le parole, ecco. Tra l'altro io, ecco, ai nostri spettatori, ai telespettatori, io non ho fatto una presentazione, perché essendo amica di Rolando, conoscendoci da diversi anni, direi, e sono andata così con questo clima di familiarità, ma davanti a me, signori, ho un regista, attore, compositore, hai composto anche delle opere, quindi sì. Insomma... E viene proprio da un'esperienza importante con la mamma. La mamma Experimental Theater Club in New York. La mamma New York. Insomma, Spoleto, diciamo sì. Che abbiamo qui un signore che quando si parla di teatro, di arte, di multidisciplinarietà e di sperimentazione, insomma, ne può dire qualcosa e a titolo. Ci abbiamo sempre provato, l'idea era quella di cambiare il mondo attraverso un linguaggio poetico capace di arrivare a tutti. È chiaro che a volte molti esperimenti non sono neanche decollati, però il tentativo era quello, ricordando alcune battute filosofiche di 20 anni fa quando eravamo più giovani e forse diciamo una forza ancora più grande, però l'idea era quella di raccontare la storia del Galileo Galilei a un pescatore cinese, affinché ne comprendesse la storia, ma senza parlare in cinese, e quindi raccontando questa storia in un linguaggio universale capace di permeare la sua coscienza, la sua cultura, le sue conoscenze, permettendogli di capire ugualmente a un ragazzo di Corropoli la stessa storia. Quindi questo era l'obiettivo. Tutti sono uguali di fronte al teatro, perché il teatro è un sistema universale di comunicazione, quale forse è la musica, però a volte... In particolare nel Novecento il teatro si è appoggiato in maniera così sofisticata sulla parola, a volte dimenticando chi quelle parole non le conosce. Quindi abbiamo cercato di fare questa guerra clandestina anche, perché no, non semplicemente ufficiale, no, anche clandestina, utilizzando il teatro underground, il teatro sotto i borghi, non il teatro ufficiale, per parlare a chi magari quella conoscenza non l'avesse. E a volte ha funzionato, a volte meno, però rimane sempre quella bellezza di voler comunicare qualcosa a qualcuno, perché il teatro a questo deve servire. Ecco, mentre parlavamo dello spettacolo, eccetera, sono andate alcune immagini. Io lascerei giusto, ecco, un paio di minuti a queste immagini che ha girato e montato la nostra Maria Carannante, proprio dello spettacolo che è andato in scena a dicembre. Tu non sai cos'è l'amore, hai protetto te stessa dalla paura di ferirti. Quando incontri qualcuno che ti capisce, ti completa. Ciò che vuoi diventa indistinguibile dai bisogni dell'altro e non è una cosa puramente carnale. Si gode dello stare insieme per la vita. Io mi riferisco a tutti, uomini e donne, poiché solo così l'umanità potrà salvarsi. Ancora con questi maneggiamenti! Come vi permettete? Pensate di capire l'animo degli altri? Siete solo dei pazzi! Chiaro che non avete capito! Ma come potreste? Siete solo dei ragazzini! Voi non ci avete mai amati! Siamo solo una vostra necessità! Voi avete caratteri tossici, micidiali per l'affetto! L'amore è fluido! E apertura non può scorrere in corpi rigidi come i vostri, cristallizzati nei vostri traumi, sepolti! Basta! Siete solo dei vostri! Vi voglio fuori da casa mia! Certo, amor mio! Non posso sopportare di vederti soffrire così! Soddisferò il tuo desiderio!
e domani mattina spareranno! Eccoci rientrati, cari amici, queste sono sempre diciamo le immagini, no, degli spettacoli, lì dove la magia si compie, a teatro e non solo. Tra l'altro abbiamo parlato di teatro sperimentale, di sperimentazioni ce ne sono in abbondanza nella tua vita professionale, perché sei già al lavoro per la nuova edizione del Festival Red. A che numero siamo arrivati? Siamo arrivati alla sesta, perché il Covid ci ha rubato un'edizione proprio che stava partendo, ma sarebbe la settima. Alla sesta edizione, il Red, Residences, Experiments, Directors. Questa idea che è nata così. Quindi un festival di cronache di culture di teatro contemporaneo. Contemporaneo. Esatto. È un percorso che stiamo portando avanti da diversi anni con il professor Fabrizio De Rio, di cattedra di discipline performative all'Università di Teramo, in collaborazione appunto col DAMS, che è Scienza della Comunicazione. Ringraziamo il direttore Cristian Corsi per la possibilità di continuare questo percorso. Anche quest'anno stiamo studiando, l'idea è quella molto sensazionale, quella di portare da noi i Motus, che sono la compagnia dell'Emilia-Romagna, esatto, bellissimo, che è molto famosa e molto importante. Insomma, negli anni 90 ha iniziato un linguaggio, un percorso di ricerca sperimentale, questo va proprio detto veramente con la S maiuscola, perché i Motus hanno sperimentato il linguaggio e la comunicazione artistica da tutti i punti di vista, non solamente dal punto di vista teorico o filosofico, ma anche attraverso l'utilizzo dei colori in una maniera così spropositata che tutti i colori, gli spettacoli dei Motus sono coloratissimi, hanno dei colori così prominenti e forti che ci impressionano per la ricerca della qualità e dell'immagine stessa. Quindi l'idea è quella di portare i Motus a Teramo in un momento di incontro con gli studenti del DAMS e di Scienza della Comunicazione, e di seguito a me piacerebbe, stiamo ancora parlando, portare anche la Giorgio Zorcu, che è il direttore dell'Accademia Mutamenti Amiata. L'Accademia Mutamenti Amiata, che è stato per un periodo negli anni 90 il direttore di Sant'Arcangelo dei teatri. Quindi lui adesso è un bel signore, bellissimo, altissimo, robusto, di 70 anni, però a un certo punto della sua carriera ha avuto la possibilità di scegliere cosa far vedere al popolo di Sant'Arcangelo, che negli anni passati è stato un baluardo della sperimentazione in Italia, no? Diciamo che c'era una formazione del pubblico lì veramente molto particolare, ma forse ancora lo è, perché rimane un baluardo di considerazione di un teatro che a volte può anche spaventare. Giustamente, perché no? Come spaventa spesso ciò che non si conosce, certo, a cui non si è abituati, no? Certo, ma no, basta immaginare, dire opera lirica e viene in mente noia mortale, no? Invece a volte non è così, no. Anzi è il contrario, no? Però, ma questi sono i paradigmi che è si stata sono... sdoganata da Pretty Woman, esatto. L'opera lirica. Paradigmi incuneati dentro noi stessi che non riusciamo a sciogliere di dosso. Anche il teatro, in teoria, vuol dire noia mortale. L'abbiamo detto, no? Tante volte, che a volte, però, ecco, questa scatola spaventa. Non è vero. Anzi, viva il teatro dal suo sistema più semplice, dal teatro dialettale a quello più complesso. Che è seguitissimo, tra l'altro. Seguitissimo. In Abruzzo, e salutiamo tradizione. Tutte le compagnie, ma di certo, teatro dialettale, che comunque fanno un'opera di avvicinamento a questo linguaggio che è quello teatrale, è importante. Ma assolutamente, il teatro amatoriale, cioè il teatro in generale, deve essere valorizzato dal suo punto di vista più semplice, come disciplina. Quindi da chi lo fa in maniera più semplice possibile a chi lo fa in maniera più professionale, più erudita possibile. Però
È questo che forse dovremmo fare e anche la città di Teramo dovrebbe fare. Ecco, cioè, a proposito di questo che dovremmo fare, anche la città di Teramo dovrebbe fare, noi, la nostra sede qui di pomeriggio è proprio a Teramo, quindi viviamo, respiriamo tanta parte di quello che succede in questa cittadina e siamo giunti, io mi occupo spesso, no, di teatro, e chiaramente una domanda, caro Rolando, te la devo fare: cosa succederà al teatro, visto che il teatro comunale sono iniziati chiudendo. Già sì. Abbiamo visto proprio in questi giorni, stanno iniziando a prendere piede, sì, no, a smantellare, certo. E sarà oggetto di un'importante operazione di riqualificazione e rifacimento. Nel frattempo però uno spazio teatrale era proprio quello che stavo dicendo, cioè il fatto che qui a Teramo si è creato nel corso di una storia molto importante un pubblico molto intelligente, affezionato e abituato ad andare a teatro, ed ecco perché io mi permetto di ringraziare la cittadinanza teramana, i cittadini e tutti i teramani che mi hanno accolto a braccia aperte, perché io ho bussato e nel bussare timidamente mi hanno aperto tutte le porte ovunque, all'università e al teatro comunale, di cui sono stato il direttore dei corsi per 7 anni. Adesso, sì, il tuo corso teatrale era il proprio lì. Insomma, quindi sapere che quello spazio, nonostante la struttura fosse per molti aspetti fatiscente, non per fatiscente tecnicamente, ecco, per gli addetti ai lavori, non per il pubblico, ecco, da questo punto di vista, per gli addetti ai lavori era un po' arretrata, però avere quello spazio, un teatro da 800 posti per la cittadinanza, una cittadina anche così attenta alla cultura teatrale, oggi avere questa mancanza ci mette in difficoltà, ma io non lo vedo tanto come addetto ai lavori, lo vedo dal punto di vista del pubblico. Quello che ragionavo oggi, parlavo con alcuni ingegneri qualche giorno fa, che volevano ricostruire un teatro qui nella provincia di Teramo, non faccio nomi, però mi dicevo la cosa più importante è che il pubblico venga tutelato e venga messo nella condizione di riuscire a vedere perfettamente gli spettacoli. Quindi per prima cosa viene il pubblico. Aspettiamo di capire quali sono le soluzioni che saranno trovate. Sicuramente, insomma, io non posso immaginare a 2-3 anni, non so quanti sono previsti, sì, più o meno questo, sì, è il numero degli anni senza un teatro a Teramo. Quindi io penso che sicuramente una soluzione anche l'amministrazione, insomma, sta pensando, no? Certo. Diverse alternative e, insomma, io spero, anzi invito proprio il sindaco, l'assessore a venire in trasmissione quando vuole per raccontarci quello che succederà, certo. Ci interessa, insomma, siamo molto... No, ma proprio quello che ci dicevamo anche tra noi, no? Questa cultura non deve essere dissipata e assolutamente non deve essere abbandonata. Molte persone di una certa età che seguono il teatro da così tanti anni, adesso dopo 2-3 anni di vuoto o di non cultura, sì, da questo punto di vista, smetteranno anche di appassionarsi. Sì. Che facciamo delle nuove generazioni? Quello è chiaro che, insomma, si rischia di perdere proprio un pubblico. Ma soprattutto pubblico. Perché il teatro è vivo, adesso si serve anch'esso il teatro della AI, della intelligenza artificiale, dei nuovi mass media, dei nuovi sistemi di comunicazione, di fari RGB ormai di ultima tecnologia. Cioè, siamo a livello tecnologico, il teatro si nutre di queste nuove tecnologie, quindi è giusto che abbia la forza e la capacità di coinvolgere anche le nuove generazioni. Benissimo, ci proveremo anche col Festival Red, che devo dire ha un target, insomma, giovane, anche giovane, no? giovanissimo, quindi aspettiamo tue nuove buone nuove
Io, caro Rolando, sarei qui a chiacchierare con te ore, ma il tempo purtroppo a nostra disposizione è finita. Grazie a te. È sempre una gioia, grazie di cuore per tutto. Grazie, grazie mille. E quindi il nostro incontro con il direttore termina qui, e noi aspettiamo il Festival Red a questo punto con grande ansia di poter vedere questo spettacolo, e a voi cari amici di pomeriggio do appuntamento alla prossima volta, ciao!